orari inadeguati, parcheggi inesistenti e tariffe inique. Continua la polemica per la zona a traffico limitato di Testaccio, partita in via sperimentale il 6 settembre, ufficialmente attiva da ottobre. A delineare l'attuale situazione del rione il presidente del primo municipio di Roma, Sabrina Alfonsi. Abbiamo la ZTL di centro storico, che è una ZTL che funziona in alcuni orari diurna e in alcuni orari notturna. Abbiamo la ZTL di Trastevere che funziona la mattina presto per bloccare, diciamo, il parcheggio nella zona di Trastevere, e poi funziona negli orari serali soltanto dal giovedì alla domenica. E poi abbiamo da quella prossima settimana la ZTL di Testaccio, una ZTL nuova voluta dai residenti tanti anni fa, oggi in fase di applicazione trova qualche difficoltà. La prima è quella che Testaccio è un rione ben definito e che le vie laterali, cioè via Galvani, via Marmorata e Lungotevere, i portoni che affacciano su quelle vie nel provvedimento non sono inseriti nella ZTL. I cittadini ci chiedono di allargarlo anche a quelle vie, perché sennò rischierebbero di avere il doppio problema, cioè quello, come tutti i residenti di Testaccio, una zona aperta, ma soprattutto che nelle ore in cui i varchi sono chiusi, di avere sotto casa loro anche tutto il parcheggio delle persone che arrivano a Testaccio e che non risiedono lì. Alle proteste l'amministrazione del primo municipio di Roma ha risposto organizzando un'assemblea pubblica in cui residenti e commercianti hanno preso la parola. È diventato obsoleta, cioè nel senso, perché 7-8 anni fa, 9 anni fa, quando c'era veramente la movida qui a Testaccio, che c'era veramente tanto afflusso di persone, di gente che arrivava qui nel quartiere, penso che lì, in quel momento, era da fare lo ZTL. Siamo a favore. Quello che non ci piace è come è stata concepita, cioè se doveva servire per salvaguardare la tranquillità dei residenti, l'orario è sbagliato, perché le 23 sono un orario troppo tardo e la confusione è già iniziata e quindi i residenti non hanno la possibilità di trovare parcheggio. E soprattutto sono stati lasciati fuori Lungotevere, via Marmorata e principalmente il Monte dei Cocci, che è sempre stato la maggior fonte di confusione, di rumore e di caos del rione. La ZTL o si fa tutta o non si fa per niente, perché qui, come è fatta adesso, è fatta solo per favorire i locali che stanno sotto al monte. Perciò a che cosa serve questa ZTL?